Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso carnaroli, salmone affumicato fatto a pezzetti, acqua, dado bimbi vegetale, cipolla, olio evo, vino bianco, sale, pepe, prezzemolo tritato e panna da cucina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Dal foro del coperchio aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare per un minuto. 120 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, il dado, un pizzico di sale e il pepe. Mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere i chicchi. Mi raccomando, questa operazione è molto importante per evitare che il riso si attacchi sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso la panna. Il salmone. Mescolare delicatamente. Continuiamo a cuocere per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Il riso è pronto. Impiattiamo, spolverizziamo con prezzemolo tritato e servire. Risotto al salmone. Grazie e alla prossima ricetta.